We begin our report with the aftermath of Hurricane Milton. The storm made nell'ultimo mese due grossi uragani hanno colpito le coste americane. Prima Helene, che ha ucciso più di 200 persone, e poi Milton, in Florida, che ha fatto 17 morti. I danni si contano in molti miliardi di dollari. Città allagate, edifici distrutti, scene apocalittiche e milioni di persone in fuga per allontanarsi dalla zona d'impatto. C'è chi è uscito di casa in bicicletta con la motosega sulle spalle per andare a cercare una nonna che non rispondeva più al telefono. C'è chi girava in kayak alla ricerca dei familiari o del cane. Migliaia di militari si sono precipitati sulla costa per aiutare nei soccorsi. Ancora adesso molte città sono sotto l'acqua e milioni di persone non possono tornare a casa. Ora, questa situazione già disastrosa è stata peggiorata dalla condivisione di bugie e complotti sulle piattaforme social, in particolare su X, l'ex Twitter. Per esempio, la notizia falsa di una frana ha fatto evacuare inutilmente 500.000 di persone. E le bugie di Donald Trump, di Elon Musk e dei loro accoliti contro la protezione civile hanno mobilitato milizie armate contro gli agenti governativi che erano sul campo per aiutare. Ok, sto esaurendo le parole per spiegare quanto sia grave questa situazione. Quello che sta succedendo in America oggi è qualcosa di più oscuro e più spaventoso di una semplice campagna di disinformazione, ha scritto Charlie Wurzel, l'esperto di tecnologia del magazine Atlantic. Non era mai successo che un disastro naturale fosse usato, a questi livelli, come una violenta arma politica. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. They stole the FEMA money just like they stole it from a bank so they could give it to their illegal immigrants that they want to have vote for them. Hanno rubato i soldi di FEMA per darli ai loro immigrati illegali, ha detto Donald Trump a un comizio. FEMA è l'agenzia governativa che si occupa della gestione dei disastri naturali ed è sotto il controllo della Casa Bianca. FEMA è l'equivalente negli Stati Uniti della nostra protezione civile. Da quando sono iniziati gli uragani, Trump condivide la balla secondo cui i democratici avrebbero dirottato i soldi destinati al disastro naturale per aiutare gli immigrati. We're missing a billion dollars they gave them to the migrants that came in and now we don't have the money, we'll do it. Mentre un vento a 225 km orari colpiva il Golfo del Messico, su X abbiamo assistito a un impazzimento collettivo. Milioni di tweet sostenevano che fosse possibile manipolare le precipitazioni atmosferiche. False immagini meteorologiche cercavano di dimostrare l'ingegnerizzazione delle tempeste. Il podcaster di ultradestra Alex Jones ha detto che l'uragano era un'arma ambientale che il governo americano ha usato per motivi politici. Sì, loro possono controllare il clima, ha scritto una deputata repubblicana ultratrampiana. Un altro squilibrato ha postato. Per fortuna, alla fine, l'uragano non ha ucciso un numero sufficiente di repubblicani da condizionare l'esito delle prossime elezioni, come avrebbero voluto i democratici. In sostanza, Joe Biden fabbrica gli uragani, ma li fabbrica male. This is Hurricane Milton's path of destruction. In hard-hit Minnesota Key, homes ripped apart and pushed off their foundations. Non è la prima volta che un uragano ha degli effetti politici. 19 anni fa George W. Bush fu accusato di aver sottovalutato l'uragano Katrina, che uccise quasi 2000 americani. Negli Stati Uniti la sua legacy, più che dalla guerra in Iraq, è stata macchiata dalla sua gestione del disastro naturale. Questo, almeno, dicono le rilevazioni sul giudizio sulla sua presidenza. L'uragano Sandy del 2012 fu gestito con prontezza da Barack Obama e il 15% dell'elettorato americano disse che questo era stato il fattore determinante per decidere di votare di nuovo il presidente uscente. Mitt Romney, che fu l'avversario di Obama e che invece disse di voler tagliare i fondi alla protezione civile, venne sconfitto anche per questo motivo. Large tornado in progress, west northwest of the Mississippi Surface Plaza off I-74. Large tornado in progress. A meno di 3 settimane dal voto, gli ultimi due uragani possono avere un impatto sulle presidenziali del 5 novembre. Il Washington Post ha calcolato che le situazioni più gravi sono concentrate in contee che alle ultime elezioni hanno votato per Trump. Un esempio più specifico. Nel 2020 Trump vinse nella Carolina del Nord per appena un punto percentuale. Ma se le contee oggi colpite dagli uragani, dove adesso sarà complicato andare ai seggi, non avessero votato, Biden avrebbe vinto quello stato per 3 punti.
Okay, President Biden is once again pushing back against criticism of the government's response to Hurricane Helene. Biden is calling it misinformation. Applicando lo stesso calcolo alle prossime presidenziali, Trump rischia di perdere vari feudi in stati chiave. La sua consigliera e forse amante Laura Loomer, a cui avevamo dedicato una puntata, ha detto: «Non ubbidite al personale della protezione civile, agli agenti governativi, è una questione di sopravvivenza». Che significa, per esempio, non obbedite agli ordini di evacuazione, adottate la pratica della resistenza pubblico ufficiale. Alcuni account molto seguiti di estrema destra hanno invitato le milizie neofasciste a ribellarsi contro gli operatori della FEMA. Nella Carolina del Nord la polizia ha arrestato un uomo di 44 anni che portava una pistola e un fucile e minacciava gli uomini e le donne della protezione civile mentre prestavano soccorso. Elon Musk ha scritto sul suo social X che la protezione civile sta attivamente bloccando gli arrivi di aiuti via mare e poi che è incredibile cosa non facciano pur di evitare di aiutare. Questo tweet di Elon Musk è stato visto decine di milioni di volte. A quel punto, la Guardia Nazionale ha bloccato due camion pieni di miliziani che si dirigevano minacciosi verso gli uomini e le donne della protezione civile. Durante un uragano, mentre il personale della protezione civile dovrebbe servire a evacuare i cittadini in pericolo, il personale della protezione civile è stato costretto a evacuare, cioè a scappare, da uomini armati di ultradestra. Questi sono alcuni degli effetti pratici dei deliri su X. Per non perdere gli episodi di Stories, clicca sul tasto Segui accanto all'icona del podcast e attiva la campanella. Se ti va, metti 5 stelle su Spotify. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. A questa puntata ha collaborato Giulio Silvano. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.